Amici ed amiche, una buona giornata a tutti da Unità TP. Eccoci qua, primo anno dell'anno, ho chiuso l'anno con Nintendo, lo riapro con Nintendo. Ebbene sì, perché avevo voglia di giocare a qualcosa del Game Boy, che c'è ancora tanto, tanto da portare di questo stupendo portatile, miracoloso portatile per certi versi. Io l'ho preso molto tardi e non ho avuto tantissime cartucce perché purtroppo non è che si poteva avere tutto, però col tempo qualcosa mi sono recuperato. Soprattutto sono stato molto contento di recuperare quel cartuccione qua dei 100 milioni di giochi in uno, ne ho parecchie, questo è 61 in uno per esempio, perché sono molto comode e permettono di andare a giocare su real hardware o simili real hardware, tipo anche questo qua, il Super Game Boy. Fu un'invenzione meravigliosa, soprattutto molto utile oggi, perché appunto permette di fare tante cose. E oggi io voglio andare a giocare a Castlevania. Qui c'è scritto Castlevania 3, ma non è così. È Castlevania, il primo Castlevania del Nintendo Game Boy. E chi l'ha avuto i tempi, veramente sarà stato molto molto contento. Il primo Castlevania del Nintendo Game Boy, che storicamente si ambienta 89, mi pare che è uscito un 89, storicamente si ambienta prima del capitolo per NES, e infatti 100 anni prima, 200 anni prima, 500, non lo so, un po' prima. E infatti non usiamo Simon, ma usiamo Christopher, che è un antenato di Simon, però la storia è quella, e bisogna andare a uccidere il Conte Dracula, in sostanza. Prima di cominciare voglio fare un saluto che non ho ancora fatto, e voglio invitarvi, magari voi altri, a iscrivervi al suo canale, all'amico Mr. Mega Drive, amico da tantissimo tempo, amico da sempre, o almeno amico da quando ho aperto il canale, ci siamo conosciuti, e sono contento di... sono anche un po' il merito anche mio, e parzialmente il merito anche mio, che sono riuscito a convincerlo a aprire un canale e a dedicare il suo canale al mondo Sega, perché io so che lui è un amante del mondo Sega, e mi sembrava una cosa giusta invece, perché lui è un grande collezionista, anche lui è un grande collezionista, e è un ottimo modo per non lasciare prendere polvere negli armadi a questi oggetti straordinari. E infatti nei primi video ho mostrato molte meraviglie, tra le quali anche Mario Land per Game Boy però meraviglia Nintendo sempre, no, a parte gli scherzi. Sono contento di questo, perché anche qua su YouTube non è che ce ne siano poi così tanti canali, anzi, che conosco io dedicati al mondo Sega, che io non ho mai avuto, appunto perché, punto primo, perché non si poteva avere tutto, punto secondo perché nella vita ci sono sempre dei bivi e ognuno fa delle scelte e si affeziona ai brand, giustamente, come lui è affezionato tantissimo ai brand Sega. Uno poi si affeziona ad altri brand, ma i giochi belli, il videogioco, non mancano di sicuro, non mancavano nel mondo Sega, e io sono contento perché vado a scoprirli più che a riscoprirli, perché non avendo mai avuto nessuna console, non essendomi mai dedicato neanche in emulazione, perché poi il tempo è quello che è, poi a me mi piace, sapete, approfondire un attimo il gioco, non provarlo due secondi e basta così, perché sarebbe un po' inutile. E mi fa piacere che lui abbia aperto questo canale e tempo permettendo, perché come tutti nella vita reale c'è poco tempo, sia partito col piede giusto, facendo vedere delle meraviglie appunto, e cominciando a finire dei giochi che del mondo Sega. E quindi iscrivetevi a Mr. Mega Drive, ultimo appunto. Spero che Mr. Mega Drive in futuro, ovviamente adesso inizi, riesca un attimino, l'unica cosa, a migliorare un attimo la cattura del video, perché io sono d'accordo con lui che lui gioca su Real Hardware, lui gioca su si gode il vero CRT e tutto quello che vuoi, ma lui se lo gode il vero CRT, ma purtroppo registrato con una cattura cam semplice c'è il problema dello sfarfallio, che
purtroppo è abbastanza fastidioso e fa venire un po' male gli occhi. No? E spero che riesca a risolvere questa cosa. Se riesce a risolvere questa cosa, vabbè, poi è tutto accettabile perché non è che sto dicendo che, però, se riesce a risolvere questa cosa. È il top, col tempo ci sono strumenti per risolverlo, tipo so che anche il Commodorista lui registra da schermo, però ha un altro sistema di cattura che omette lo sfarfallio. Quindi detto questo, lascio il link in descrizione e iscrivetevi e supportate e sostenete Mr. Mega Drive, perché chi è amante dei videogiochi e non lo fa solo per ottenere un like al suo canale, chi è amante dei videogiochi apprezzerà i contenuti molto corposi di Mr. Mega Drive, che solo all'inizio ci ha portato già tante meraviglie, e tante meraviglie ancora ci porterà. Partiamo con Castlevania. Castlevania Adventure, primo titolo per Game Boy, appunto, poi in seguito uscirà nel 91. Simon Quest e poi il terzo capitolo, che mi pare che è uscito solo in Giappone e solo negli Stati Uniti, ma io qua in quella cartuccione qua di tutti e tre. Ai tempi non ho potuto godermelo questo perché non l'avevo, e l'ho goduto solo tempo dopo, quando ho acquistato il cartuccione dei 500 milioni di giochi in uno, e non è mai troppo tardi. Quindi oggi voglio fare una partita secca così a Castlevania Adventure. Voglio vedere quanto è cazzuto. Guarda, sei alto, altissimo, perché è cazzutissimo il gioco qua. Il gioco. Allora, c'è il tempo, quindi io devo parlare e giocare insieme. Ci sono alcune differenze qui in questo primo Castlevania. Primo Castlevania che ha avuto molto successo, che è stato adorato. Soprattutto i pregi sono l'audio, la musica. Le musiche sono fantastiche, graficamente molto bello. Però diverge in alcune cose dalla serie Castlevania, nel senso che qui, per esempio, non ci sono le armi secondarie. C'è l'arma primaria che si può potenziare prendendo quelle cose come quella che ho preso adesso. Si può potenziare al massimo fino ad arrivare a questo tipo di arma, dove sparo cose, sparo fuoco. Però attenzione, perché se i nemici mi colpiscono mi tolgono l'ultimo potenziamento che ho preso. Poi ci sono dei cuori che ci ripristinano l'energia. L'unica cosa che anche sul real hardware, soprattutto sul real hardware, non è un problema di emulazione, che vedete come in alcune fasi il gioco rallenta, scatticchia e rallenta. Purtroppo lo fa sul Real Hard. Sto giocando sul Super Nintendo, sul Super Game Boy, e lo fa anche ovviamente su Game Boy, ma sono pecche assolutamente gestibili, nel senso che non infastidiscono più di tanto. Stiamo parlando dell'89, stiamo parlando di avere questa meraviglia sul piccolino Game Boy. Poi con Simon Quest tutto è stato migliorato, e anche il terzo capitolo, Castlevania Legend, ecco, adesso mi è venuto in mente. Sono tre titoli assolutamente da provare. Invulnerabilità, utile. Il gioco si suddivide, se non sbaglio, in quattro livelli. Ma il gioco è cazzutissimo, ragazzi. Sono quattro livelli, ma non si può salvare. Si può solo continuare. Ma io odio gli uccelli. Corvi e i pipistrelli sono odiosi. Sentite la musica di quel gioco qua. E anche a livello grafico è veramente straordinario. Poi, giocandolo su Super Game Boy, si può godere. Non siamo più in scala di grigi o una scala di verde come era il classico Game Boy lì, ma da colori al nostro Game Boy. Ma sto facendo schifo, ma porco il diavolo, rane, cosa sono queste rane? Un gioco molto difficile, non ho, devo ancora finirlo, non ho mai finito perché è un gioco molto ostico, soprattutto in alcuni passaggi. Ovviamente non devo incantarmi così come ho fatto adesso, perché sennò mi massacrano. In molti passaggi ci sono dei salti molto difficili che ci manderanno in game over. C'è il continue, sì, ma il continue, tenete presente che lui ci fa continuare non dei checkpoint, perché c'ha dei punti di checkpoint, dei checkpoint molto rari, ma ci fa continuare dall'inizio del livello. Però sono quattro livelli, sono solo quattro livelli, si può dire solo quattro livelli, ma finirlo è un altro paio di maniche. Un altro paio di maniche, ma non è possibile comunque. Non farà bestemmiare tantissimo. Adesso non mi ricordo più com'era la fase finale,
Io l'ho rifatto la fase finale una volta. Ok. Ci sono tanti cuori per quello, ma ci sono le fasi. Va in culo, però. Ho preso il sasso in testa mentre stavo. Il sasso nel sasso. E l'occhio. L'occhio malefico in testa. Mentre stavo salendo sulla corda. Eccolo lì. Perché non prende quella cosa lì? Invulnerabilità. Invulnerabilità intanto mi ha tolto un sacco di energia. Difficile, molto, molto difficile. Siamo tre vite. Oh, siamo al cimitero. E via te. Siamo al cimitero. E guardiamo di riuscire ad arrivare almeno al secondo livello, che sarebbe già tanta roba. Perché non lo gioco tutti i giorni. Non sarebbe bene anche da finire questo, però. A quel punto dovrei passare all'emulazione che mi permette di salvare, altrimenti qui veramente diventi scemo, eh. Abbiamo già fatto quelle menate qua ai tempi. E ovviamente danno molto più soddisfazione, ma i tempi video tante volte non lo consentono di rifare il livello 100 milioni di volte. Questo si potrebbe anche fare perché sono solo 4 livelli, ma però voglio dire, ho ripreso il potenziamento che mi allunga la frusta, il primo potenziamento, quello è andato a... il secondo potenziamento mi fa sparare fuoco, ma se i nemici mi colpiscono mi tolgono, vedete che rallenta in certe fasi, mi tolgono il power up, e quindi un gioco molto severo. Adesso qui mi sa che stiamo... Bella l'ambientazione, molto bella, molto scenografica ed effetto di impatto, di grande impatto, cimitero. Il cimitero con alberi, alberi malati, alberi distrutti, tipici dei boschi infestati da streghe e fantasmi. Mi sono fatto, ecco, queste fasi qui sono impestate, eh. Mamma mia, sono impestatissime quelle fasi qui, perché oltretutto bisogna saltare pixel perfect. Gioco qui perché se voli giù ovviamente perdi una vita in seduta stante o un altro cuore, senza tanti frontoli. No, i pipistrelli! Io odio i pipistrelli. Oh, recupero ancora il potenziamento. Il primo livello ce la possiamo fare. Ok, però devo fare il giro da sopra. Perché non posso salire dall'altra parte. Un gran bel gioco, grandissimo titolo. Questo, su Game Boy. Meno male che qui non si vola giù. Guardate com'è pixel perfect, porco il diavolo. Però almeno qui non si vola giù. E poi ogni volta che rifaccio ricompare ovviamente il pipistrello. Perché sì. Perché altrimenti sarebbe stato troppo semplice. Però dai, qua ti allena quello che sarebbe venuto poi, perché qui non si vola giù, non si muore, ma poi ci sono fasi nel gioco che invece si muore come se si vola giù. Oh, ok, ho recuperato ancora i miei power up, ma ci sono... No, qua non ci sono i polli, non ci sono i trucchi. Perché qui c'è il cuore che ci ripristina l'energia, quindi sono state tolte alcune cose dalla saga principale, ma tutto quello che c'è, più che fatto bene, più che onesto, e si può convivere con queste lacune, si può altro che convivere. Consideriamo che non è presente cos'era il Game Boy, è un portatile e portarsi in giro questi giochi ai tempi nell'89 non era una cosa né scontata né semplice. Ok, ho preso. Sono un mostro. No, non mi fa un cazzo la. Vai in culo. Non mi fa un cribbio la fiammella. Non è giusto però quella cosa. Però l'abbiamo ucciso. Non ho perso neanche una vita, ma il primo livello va bene. Il secondo livello vedrete che ne perderò più di una di vita. Sono 4 livelli in tutto, l'ho già detto, ma tengo a ripeterlo. Stage 2. Andiamo a fare stage 2 e comincia già il livello con impestato di pipistrelli. Che ovviamente hanno un batter bastardissimo, quei cosi qua che ti vengono addosso sempre. Via via via. Via via via, ma non abbassarti. Devono venirti addosso quei maledetti. Li odio. Già il secondo livello...
anche queste. Già secondo livello mostra già tutta l'incazzatura del gioco. Anche questi sono fastidiosissimi. Ok, ovviamente con l'arma potenziata servono meno colpi per uccidere anche i nemici, quindi sarebbe importante riuscire a mantenerla. Io guardo, la lascio stare, vaffanculo, sono su cose. Ma che è questo? Ok, andiamo avanti piano perché è su lì, c'è un sacco di roba, ma lasciamo stare che è meglio. Quindi è un gran gioco, grandissimo titolo. Cazzo, ma qui non incazzarti, è un po' lento, adesso c'è la frusta piccolina e le cose si diventano più complicate. Attenzione con le fasi qua, perché ovviamente se muoio finché non raggiungo, ho preso energia, il checkpoint, devo rifare tutto. Ecco, queste sono le fasi più bastarde di tutto il gioco. E ovviamente muoio, porco il diavolo, e devo rifare tutto, perché dopo quella fase qua c'è il checkpoint, mi pare. Ma il problema è che, mamma mia, bisogna arrivarci al checkpoint fondamentalmente. Fasi molto difficili quelle lì, difficili da prendere dentro i pipistrelli, è una cosa allucinante. Fanculo. E poi ti seguono finché, perché non lo prendi più? Se l'ho preso anche prima. No, andiamo via. No, mi colpisce quella cosa qui, le palline qui che lancia lui, le palline di fuoco lì si possono distruggere. Ma Cribbio, ma guarda che bastardi di patter che usano. Vai in culo, vai incazzare, un gioco che fa incazzare sicuramente. Qua mi è andata di culo perché l'ho presa al volo. Quella lasciala stare, per amor del cielo, prima che l'altro mi massacri. Bossati con la frusta piccolina, diventa tutto un casino, perché anche dopo la morte torna indietro la falce per riuscire a colpirci. Siamo ancora nella fase di prima, è qui un casino, Oh, che culo, l'ho evitata. Sotto c'è energia. Ok, tutte fasi stronzissime. Ok, qua ti ridà tutta l'energia, ma c'è quella fase qua che è veramente bastarda, Ma Cribbio, ma non c'è il tempo per... Cadono troppo velocemente quel cazzo di quelle piattaforme maledette. Poi ovviamente bisogna rifare il gioco dall'inizio. Fanculo, io evito tutto. Poi c'è il pipistrello, quello di prima che ti segue fino all'inferno. No, colpiscila. È ovvio. Un gioco impestato anche questo, Sì che sono solo 4 livelli, ma c'ha quelle fasi lì, platform, che porco il diavolo sono molto difficili. E ce ne sono parecchie, purtroppo. Il problema è appunto che te le mette sempre appena prima dei checkpoint. Giustamente. Se tu muori devi rifarti tutto. Sì, dopo sono coglione anch'io. Sono andato in game over e niente, è andata così. Rifarei volentieri una... Quanto... Non è mica durato... Sì, no, è durato abbastanza. È un gioco bastardo. E poi andando avanti c'era anche una sezione labirinto sotto, che se sbagliavi la strada ti faceva tornare all'inizio. E niente, è andata così. Buona befana a tutti, è stato un piacere. Alla prossima. Anzi, dai, mi concedo un continue. Non mi piace finirla così. Mi concedo un continue.
Non posso finire così. Ma vai in culo. Lasciami stare. Muori prima che torni a rompermi le palle. Mia che palle. Via 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 veloci. Oh, adesso sono frusta super potente e muoiono subito le. Ma va, ma porco il diavolo, ti prendono sempre dentro le palle maledette. Sì. Dai che ci siamo ancora una volta e finisco la vita, eh. Devo riuscire a superare quel salto lì. E questa ti prende. Porco. Devo riuscire ad avvicinarsi e colpirlo subito. Non mi far cazzate ancora qua, eh. Ok. Oh, vedi? Devi farlo perfect perché altrimenti ti punisce. Alla grande, andiamo avanti. Quanto li odio quelle cose qua. E riesci a riuscire ancora a colpirmi lo stesso, è porco. E... era impestatissimo quel gioco qua, però spero che sono arrivato al checkpoint. Non basta! Oh, qua sì, qua sono, qua ci sono al checkpoint, sono sicuro. Qua sono al checkpoint, questo è bastardo, eh. Perché se, ho visto, se colpisco le cose, spacco il mio ponte e potrei farmi molto male. Ma io ho una tattica qua. Salto via queste così, con eleganza, e spacco quelle dietro, così non vengono più a rompermi le palle. Tutto da saltare. Ma prima, quando non te le mette doppie! Olè? Ma perché? Guarda, guarda che casino che ho fatto su. Bella quella sezione qua del ponte. Salta via sto cosa. Tu muori. Andiamo avanti così. Bel livello anche questo. Molto bello da fare. Grande Castlevania, eh. Basta questo cazzo di occhi. Olè. Fortunatamente mi ridà abbastanza di frequente l'energia. Fortunatamente. Allora qui. Ecco qui comincia quella sezione. Il cribbio. E come cazzo fai? Arriva su a prendere quella cosa lì. Che è una sorta di labirinto. Se tu sbagli strada qua, ti fa sempre ripartire dall'inizio. Ok, qui è giusta. Ovviamente ci sono i pipistrelli. Via. Qua c'è l'invulnerabilità, proviamo ad andare giù da qua, se è giusta. No, non è giusta, vedete che mi ha fatto... Vieni qua, stronzo maledetto. Mi ha fatto tornare dove ero. Questa è giusta. Dove cazzo sono finito qua? Sì, è buona, è buona. Sono sulla buona strada. Guarda che viene su, eh. Porco il diavolo. Ma cribbio, sto schifose creature maledette. Sono quasi morto. Se muoio da qua devo rifare dal ponte. Questi non tornano indietro. Falcetti, dammi energia, ti prego. Dammi energia, sì, buono. Ma dato potenziamento dell'arma. No. Questi invece tornano. Ok, piano piano. Qui su o giù? Boh. Su dove vado? Sarà da andare giù. No, qua dove cazzo sono? Dove sono andato? Oh, sono al boss.
cazzo, non c'è più energia. Quelle schifose creature qui da evitare. Importante ucciderle subito, perché se poi cominciano ad arrivare due insieme, guarda che bastarde. Sono arrivato qua senza energia, ma è da, per curiosità, dove mi fa partire? Dal ponte? No, da qua. Meno male, qui c'era un altro checkpoint. Allora andiamo bene. Ok. Ma porca pestata maledetta, sono prevedibili questi, eppure ti fai colpire sempre come un idiota. Non c'ho il potenziamento della fu perso. Ma per curiosità, c'è ancora vita, che cazzo c'è su? Torno, torno indietro. Dove sono qua? Vai in culo, vai. Via, via. Mi ridà il potenziamento. Oh, che culo, mi ha dato il potenziamento. Ma che mi ha tolto subito sto babbeo. Con la frusta piccola, ovviamente, è ingiocabile. È improponibile, perché devo stare molto vicino. E se stai molto vicino ti inculano sempre quei cosi qua. Porca pestata. Quasi morto, Niente. Devo riuscire. Facciamolo bene senza far cazzate qua all'inizio. L'ultima vita. Ok. Che non è difficile, basta stare basso. Porca impestata. Muori maledetto. Vabbè, c'è tutta l'energia, non andiamo su a far cazzate. E ma perché non mi dà il... questo salta alto. Ok. Già con la Ma che bastardo, questo mi incula sempre. No. Ma è solo questo il boss? No, questo mi incula. Ma porco il demonio. Ma basta, quante cazzo ce ne sono di sto cosi. No, ce l'ho fatta, mamma mia. Compresso, ce l'ho fatta, e siamo a livello 3 su 4, quindi si potrebbe. Andiamo solo a bozzarlo per com'era, quanto si incazzava. Tanto per, tanto visto che ci sono. Oh, salti sopra gli spuntoni, ti fregano. No, basta, adesso non continuo più. O meglio, magari continuo io per i cavoli miei. È stato un piacere. Alla prossima, ciao e buona befana a tutti.